Ok, perfetto, siamo super in tempo. Gambe parallele, seguitemi sempre a specchio, vuol dire che quando io mi muovo per la destra, voi vi muovete insieme a me alla sinistra e così viceversa. Inizieremo con questo riscaldamento di mobilità, partendo dalla testa per finire a terra e da lì tutto quello che segue. Vi aiuterò a capire. Ok, bellissimo, guardo qua intanto perché ho la televisione. Respiriamo, incrocio, salgono le braccia, apro e di nuovo un secondo respiro, io un por de bras, il lascio giù le braccia, giù la testa, e su, guardo soffitto, e giù, e su, andiamo un pochino più veloce a tempo, e giù, e due. 3, 4, 5, 6, molto bene, 7, fermati, lento lato, 2, cambio, 4, lato, 2, cambia, 4, veloce, i 2, i 3, e andiamo a fare un cerchio, e da dentro, mento, orecchio, mento. Su e cambio di nuovo. 1, 2, 3, cambia direzione. Dietro, up, 3, 4, ampio il movimento, ti fermi al centro, raddrizzi la testa, porti le braccia in parallela, palmi delle mani al soffitto. Iniziamo a attivare le dita, prendo e vuto come flamenco. Prendo e vuto. Prendo. Vuto, prendo, vuto, prendo, più veloce, i polsi, polsi, apro, dentro, apro, dentro, apro e mani le spalle, apro, cerchio, ampio il movimento, attivate i vostri dorsali e ogni volta aprite il petto. Con una bella inspirazione, 2, 3, ottimo, cambiamo direzione avanti, sempre gomiti paralleli, 3, 4, 5, 6, 7, lasciamo cadere le braccia giù, linea delle cosce, ampio, indietro, i 2, i 3, i 4, i 5, i 6, 7, cambio direzione, on the down, come in danza classica, direzione opposta, 2 braccia parallela, 7, ultimo, 8, mani dietro la nuca, andiamo a fare un 8, diagonale, diagonale dietro, passa dal centro, diagonale, diagonale, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora solo cerchio. Up. 2. Molto bene. Rotondo, grande. Inspira. Sciogliele anche che sono delle zone che tendono a ricevere tantissima emozione e a bloccarsi anche per le posture di stare sedute tanto tempo. Continua. Ampio il movimento. Mentre le braccia sono dietro la nuca e non hanno nessuna altra posizione, cambia direzione. E 2, 3, ampio, 4, molto bene, 5, ampio, 6, le tue gambe sono fisse, 7, e le tue piante dei piedi sono al centro, fermati al centro. Andiamo a fare curva, chiude i gomiti e apre in arca, molto bene. Chiude i gomiti e in arca grande, apre petto e spinge, giù, butta, su, inspira, molto bene, e dentro, inspira, guarda soffitto, curva, butta, inspira, molto bene, e ultimo, inspira, ok. Andiamo a fare 4 grandi cerchi alla vostra sinistra, giù, molto lento, centro,
2, centro, 3, aprite sempre i vostri gomiti, non chiudete la posizione, gambe bene in parallela, cambia direzione, dall'altro lato, up, 2, molto bene, 3, le punte sono davanti, e ultimo, 4, fermati giù, sciogli le mani, mettele qui, posizione delle cosce. Andiamo a sfalsare anca, anca, e sfalsa anche aiutandoti con le spalle, lo sguardo a terra. 3, 4, 5, molto bene, 6, molto bene, 7 e ultimo, 8, ritorna al centro, vai a cercare il tuo triangolo, puoi piegare le ginocchia un po' per allungare ischio tibiale, non è importante adesso stendere le gambe, quindi siamo tutte nella posizione del triangolo, testa dentro, uniamo punte con punte, talone con talone, andiamo a fare mezzo punta, relevé, 16 volte, la coscia cerca l'addome, relevé 2, 3, relevé 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ottimo lavoro, 8, tutte e due si appoggiano a terra e andiamo lentamente, ginocchio a terra, 4 punti, siediti dietro, ok, sciogli la posizione, andiamo in questa posizione, ginocchia guardano, prepara, andiamo a fare rotazione 8 volte e 8 onde da, mani al lato delle spalle, via, fuori, 1, 2, 3, ampio il movimento, la punta disegna rotondo, 4, 5, molto bene, 6, 7, sente come la mobilità articolare, fermate, inizia a diventare più sciolta, onde d'anda fuori e dentro, rotazione opposta, 2, 3, sente come il ginocchio apre bene e lascia che le anche siano fluide e sciolte, 5, 6, 7 e lo fermiamo qui davanti. Davanti a noi estende 90 gradi. E stesso lavoro, fuori uno. Allunga, scioglie e sempre respira per dare, idratare la tua muscolatura e dare spazio fra un muscolo all'altro. 3, 4, 5. Allunga, cerca di estendere la gamba, il ginocchio. 7, ti fermi qui davanti. 8. Opposición, onde dan, dalla parte opposta, nella danza classica tutto che si lavora, all'indentro si lavora anche all'infuori, molto bene, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perfetto. Chiude e facciamo lo stesso lavoro con l'altra gamba. Andiamo. Tutte quelle che vedo facendo tensione con il collo, cercate di farlo con la nuca attaccata a terra. 4, 5, 6, nuca a terra, 7, 8, 9, molto bene, ti fermi. E onde dan? Fuori uno, rotondo il movimento dell'anca, non amplificare troppo se ti senti ancora fredda, raffreddata, e questo è un processo che andremo a migliorare durante tutta la lezione. 3, apre, chiude, 6, 7, e ti fermi qui davanti, 8,
estende. Molto bene, tutto questo è mobilità. Continuiamo, le anche sono fondamentali. Dalle anche partono le ginocchia e le ginocchia collegano le caviglie. E dalla parte in su le anche collegano le spalle, il collo, le braccia. Quindi le anche sono il centro del nostro corpo. 5, 6, 7 e ti fermi davanti, 8. Andiamo fuori. On the down, punta fortissima, ginocchio tesissimo. Ricordate sempre di inspirare e di mantenere la tua schiena contatto totale con il pavimento. 6, 7, molto bene, fermati. 8, chiude le tue gambe. Ok, lavoriamo ginocchio, abbraccia il ginocchio da sotto. Estende, facciamo un round rotondo da fuori in dentro. 1, 2, 3, 4. Lascia la tua testa a terra, addome in lungo. 6, 7, 8. Cambia posizione on the down, da dentro in fuori. Cambia la rotazione nel senso antiorario. 4. La punta forte, se abbiamo la punta attiva ci fa attivare anche il ginocchio. E ultimo. Bene, rimane ancora con la gamba e adesso la stessa cosa però riscaldando la caviglia. 8 volte, andiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On the down, da fuori in dentro. Il lavoro sempre è direzione on the horse, direzione on the down. Cambia gamba, abbraccia l'altra, prepariamo prima ginocchio, estende. E rotondo in dentro, on the horse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fermati e on the down. Rotondo, sente come il tuo ginocchio prende mobilità, fluidità. 5, 6, 7, 8. Abbraccia ancora di più, coscia all'addome e iniziamo. Caviglia 1, caviglia 2, caviglia 3, caviglia 4. Piega la gamba, serena, gamba verso di te, ottimo. 5, 6, 7, up. Torna indietro, 1, dall'altra parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Molto bene, andiamo a lavorare cardio. Restate nella posizione. Alziamo gluteo 15 volte, attiviamo quadricipiti, gluteo e ischio tibiale. Scendo senza toccare pavimento, che rimanga uno spazio. Andiamo, mani al lato, e spingo, giù, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Rimane su, allunga addome, spinge forte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apri le punte, chiudo e apro. 1, chiudo e apro. 2, chiudo e apro. 3, chiudo e apro. 4, 5, 6, senza scendere, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ora puoi scendere, abbraccia tutte e due, estende,
Sinistra, cambia, 20 volte. Alterna 1, 2, 3, 4. Meglio se la gamba che si allunga non tocca. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coscia al petto. Allunga la gamba. Ok. Estende tutte e due. Salgono a 90 gradi e scendiamo e saliamo 10 volte. Bajamos y subimos 10 veces, porque sé que hay alumnas de Latinoamérica y España. Y abajo uno, su. Y due, tres, abajo, su. Cuatro, su. Cinque, su. Seis, su. Sette, su. Otto, su. Nove, molto bene. 10, resta, stacca le braccia, guarda le punte dei piedi, apre le spalle e ancora 15, 1, 2, guarda le punte dei piedi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, chi vuole rilassa, 11, 12, 13, 14, 15, molto bene. Come va? Siete belle calde? Pollice su se siete belle calde? Se no c'è ancora un altro esercizio di cardio. Ok, 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 perfetto. Allora iniziamo con gli esercizi. Alziamo. Saliamo su in piedi. Ok. Ok, abbiamo appena finito la mobilità articolare, che sono tutti quei movimenti rotondi, rotondi. Poi abbiamo fatto questa parte del cardio e se mi promettete che siete davvero calde, possiamo passare adesso alla flessibilità. Altrimenti potete fare una corsettina sul posto se ancora non sentite che siete abbastanza caldo. Questo è per evitare di farci qualche lezione. Ok, ottimo. Se invece sì, passiamo subito al primo esercizio. Il primo, abbracciamo gomiti, li portiamo qua, contiamo 3 secondi, aprendo bene il petto. 1, 2, 3. Scendiamo piegando le ginocchia, passo per un tavolino, scendo a terra, rilasso la testa. Ancora inspiro 3 secondi, espiro 6 secondi. In questi 6 secondi sciolgo la testa per sentire bene che sono rilassata. In questa sensazione delle gambe tirate in su, magari sentite che tremano le gambe, che può venire qualche crampo. Sciogliete la posizione, qualche secondo e ripartiamo da capo. Ok? Però proviamo, perché a volte il nostro sistema nervoso, che non è abituato a stare in una posizione tranquilla, ci dice esce da quella posizione. Cerchiamo di rilassarci ascoltando la musica e cercando di respirare, è il consiglio che vi posso dare. Quindi partiamo. Gambe parallele, lasciate un bello spazio di due mani belle aperte fra i vostri piedi. Ok, braccia salgono sopra la testa. Conta 1, 2, 3, comincia a scendere, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rilassa, inspira, 1, 2, 3, expira, 6, rilassa testa, 5, 4, 3, rilassa la testa, muovi la testa, di che no, 4, 3, 2, 1, sciogli le mani, cerca di toccare terra, sale per le gambe. Ok, di nuovo, sale con le braccia, conta 3, 1, inspira 2, 3,
e piega. Piega le ginocchia. Passa per un tavolino. Scende giù. Inizia a inspirare. Uno, due, tre. Ora espiriamo e scioglie la testa. Sei, cinque, quattro. E spinge il tuo gluteo al soffitto. Tre, due, uno. Scioglie la posizione. Saliamo per le gambe. Molto bene. Ultima volta. Respiro con le braccia. Di nuovo, braccia gomiti. Allunga, allunga. Di nuovo. Sei. Scende. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Inspira di nuovo. Uno. Due. Tres, expira, scioglie la testa, seis, cinque, di che no, cuatro, tres, due, uno, molto bene, sale per le gambe. Ok, com'è andata? Sciogliamo, sciogliamo un attimo. Passiamo al secondo esercizio che ci servirà a inarcare bene. Quindi andiamo a terra alla posizione di quattro punti. E spalle, mani, anca e ginocchia. Tutte e due nello stesso tempo. Flex. Inspiro e sono in flex. Curvo e sono con le punte. Exhala, expira, sei secondi. Andiamo giù con il bacino cambre e inspira tre secondi. Di nuovo, curva. Expira, sei secondi. Mezza punta. E spinge gluteo su. Triangolo. E di nuovo scendiamo in cambre della danza classica. Questa è la sequenza che andremo a fare per tre volte e ci donerà spazio, flessibilità in ognuna delle vertebre, quindi le andrà a allineare. Ok? Andiamo a farlo. Mezza punta. Quattro punti. Inspira. Uno, due, tre. Molto bene. Punte. Expira e curva. Sei. Cinque. Quattro, butta l'aria lentamente. Tre, due, uno. Vai giù con il bacino cambre e inspira. Uno, due, abbassa le spalle. Non fare tensione, Cristina Branzoli, con il collo. Dritto, dritto in avanti senza portarlo dietro. Di nuovo, curva. Sei, cinque, quattro, tre, due. E mezza punta, spinge, triangolo, testa dentro, allunga schiena, spinge la testa come se volesse venire al centro fra le braccia e le punte dei piedi. Ok, di nuovo, ginocchia a terra. Mezza punta, prepara la posizione. Ancora, inspira. Uno, due, inarca bene. Tre, vai a curva, punte. Attiva le punte, sei, butta l'aria così, cinque, quattro, tre, due, uno, ripetiamo la inspirazione, vai a cambre, abbassa le spalle senza fare tensione con il collo, abbassa le spalle, Santina, uno, due, tre, di nuovo torna curva. 6, butta l'aria come se stesse appannando uno specchio. 5, 4, 3, 2, 1, mezza punta, sale e spinge, gluteo in su, allunga i scapitiali che sono i muscoli subito dietro del gluteo, i muscoli che permettono sollevare le gambe all'aria. Molto bene. Ritorniamo per farlo ultima volta, ginocchia a terra.
Inspira uno, allunga collo, inarca bene. Due, tre, butta l'aria curva. Sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Vai a cambre, allunga e crea spazio fra tutte le vertebre. Uno, due, tre. Non fate niente violento, molto lento. Di nuovo, curva, sei, cinque, quattro, testa dentro, tre, due, prepara mezza punta e sale, spinge prima bacino e prima gluteo e cerca di toccare terra se riesci, la testa dentro fra le braccia, polpacci allungati, glutei tirano in su, ok, ottimo, vai giù di nuovo con le ginocchia, se riesci vai dietro, ti siedi sui talloni, le punte sono unite, le ginocchia sono separate. Le ginocchia sono separate, le punte sono unite, allunga la tua schiena. Se ti senti comoda in questa posizione, fallo. Altrimenti puoi restare in questa posizione e allungare come triangolo. Potete cercare sempre di modificare la posizione. Ok. Benissimo, passiamo al terzo esercizio, quello che ci aiuterà a allungare i flessori, che ci permette di sollevare la nostra gamba alta, ok? Questi flessori, e quindi anche di fare la spaccata, ok? Bene, ok, siamo in questa posizione, ginocchio e anca, estesa linea, mentre l'altra gamba ha il ginocchio dietro del piede. Fate la posizione prima. Ora il vostro piede che è davanti cerca la punta del tappetino, un po' in fuori, proprio la punta, non deve essere centrata come vi hanno sempre insegnato nei corsi di stretching o stretching, quelli che esistono. Ok, portatela fuori. Ok, andiamo con le braccia tese. Qui conteremo i soliti 3 secondi di inspirazione e 6 secondi di espirazione. Chi può, perché quando adesso andiamo più in profondità andremo con i gomiti, quindi chi se la sente può andare con i gomiti, chi no continua in questa posizione. Dai gomiti di nuovo 3 secondi di inspirazione, la posizione sempre rilassata come questo spaghetto super cotto, 6 secondi di exhalation, di espirazione, di nuovo salgo, estendo la mia gamba davanti, dietro, e il braccio della gamba che è piegato davanti sale e andiamo a aprirlo, a fare una piccola torsione. Ok, per chi questa posizione le è scomoda può rimanere qui e provare la sua torsione da qua. Tutto si può fare grande o si può fare piccola, ognuno ha come si sente oggi, è un viaggio uguale per tutte, ma ognuno lo modifica in base alla propria misura, ok? Andiamo a farlo. Quindi posizione del ginocchio dritta, la gamba di base, posizione aperta, cercando la punta del tappetino, però esterna. Ok, braccia tese. Tre, e uno, inspira. Due, tre, ora espira, 6, rilassa testa, 5, espira così, 4, 3, lascia andare, 2, 1, chi vuole andare con me va con i gomiti giù, ok, intanto mi guardo, inspira 1, inspira 2, inspira 3. E adesso espira, 6, rilassa la testa, 5, 4, 3, 2, 1, torna alla posizione delle braccia tese, mezza punta dietro, estende, e saliamo, saliamo, saliamo con il braccio e che si la sente va un pochino dietro. E ritorna.
piega di nuovo ginocchio e cambia gamba. Vai un attimino, un secondo dietro. E cambiamo gamba. Di nuovo la posizione esterna della gamba. Ok ragazzi, intanto vi guardo. C'è anche Sara Fanara. Ok, c'è Natalie Murot. Andiamo a cercare la nostra posizione. Ok, braccia a testa. Inspira uno, inspira due, inspira tre. Adesso sciogli la testa giù, expira sei. Cinque, butta l'aria come se stessi appannando uno specchio. Questa è l'espirazione. Quattro, tre, molto bene. Due, uno. Chi se la sente va giù con i gomiti e rilassa ancora di più. Inspira uno. Inspira due, lunga la inspirazione, tre e più lunga ancora la espirazione, sei, rilassa come uno spaghetto e stai nella posizione rilassata, cinque, quattro, tre, due, uno, estendo di nuovo le due braccia, estende la mezza punta, allunga la tua gamba, braccio interno, va su, allunga e fai una piccola torsione. Ritorna al centro, appoggia il ginocchio e vai dietro. Ok, solo un secondo. Molto bene, come va? Pollice su, intanto vi guardo, tutto ok? Chi vuole si ferma, chi no va avanti con me. Ok, andiamo all'altra gamba. Di nuovo sinistra. Inspira uno. Inspira due, molto bene, inspira tre, scioglie sei, expira cinque, quattro, tre, senti come si allungano i tuoi flessori, due, uno, vai con i gomiti a terra, scioglie ancora di più la testa, rilassa nella posizione tre, uno, inspira due, inspira tre, non andare oltre se il tuo corpo ti dice stai lì. Expira 6, 4, 3, 2, 1, estende braccia, allunga gamba dietro, estende la tua gamba e il braccio interno sale lungo e va dietro, continua in una torsione e ritorna. Piega ginocchio, vai dietro e compensa questo lavoro sedendoti un attimino dietro sui talloni. Cambia gamba. Se hai bisogno un attimo di sciogliere le anche, fai qualche massaggio e prosegue. Va tutto bene, Francesca? Straziotta, tutto bene? Ok, andiamo avanti. Allunga braccia. Uno, due, tre. Rilassa testa. Sei. Butta. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai con i gomiti a terra e di nuovo inspira, uno, due, tre, expira, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, estende braccia e insieme estende la punta, sale braccio. Allungalo e portalo dietro in una torsione. Apri bene la spalla. Ritorna alla tua posizione iniziale. Piega ginocchio e vai dietro e compensa. Allunga, allunga, allunga. Ancora. Ultima volta questo esercizio. Braccia tese. E uno. Due. Allunga, apri le spalle. Tre. Ora giù la testa. Sei. Expira. Cinque. 4, 3, 2, 1, gomiti giù, inspira, 1, gomiti giù, chi se la sente deve aprire bene la punta in fuori per poter scendere. È una posizione più ampia, quindi chi non vuole oggi sforzare troppo può restare nella posizione iniziale. Stai comunque allungando, non devi seguirmi per forza. 6, 5, 4, 3, 2,
1. Solleva braccio, estende, allunga gamba dietro, sale braccio e apre spalla. E ritorna, sente come la tua flessibilità inizia a seguirti meglio. Scende giù sui talloni. Molto bene. Ricordate che stiamo allungando muscoli e non articolazione, quindi non caricare le tue articolazioni, non devi mai sentire questo strappo, devi sentire che si allungano, fai focus qua. Cambiamo l'altra gamba, già la ultima, allunghiamo braccia. 3, 1, inspira, 2, 3, giù la testa, expira, 6, 5, rilassa collo, rilassa tutto, 4, 3, 2, allunga, allunga, 1, andiamo giù con i gomiti, 3, inspira, 1, 2, 3, è importante che la testa sia rilassata, puoi dire che no per capire se è sciolta, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Estende braccia, prepara la tua mezza punta, allunga, 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 sale braccio, guardalo e portalo, aprire la spalla, ritorna. Ottimo lavoro ragazze, vai dietro, siedete sui talloni, inspira e lentamente sale per il quarto e ultimo esercizio. Apertura delle anche, in questo caso ci alziamo. Ok, bene, vedo che riuscite a fare tutti gli esercizi, qualcuna lo modifica, qualcuna mi segue, lo importante dopo alla fine apriremo i microfoni per sentire il vostro feedback. Questa è una primissima lezione, bevete un goccino d'acqua che andiamo all'ultima ancora che abbiamo il corpo caldo. Anch'io bevo un goccio. Mancano 10 minuti. Ok. Ok, gambe parallele, le punte in fuori. Andiamo a stendere e a prendere aria qua. 3 secondi. Andiamo a scendere in questa posizione seconda di danza classica. Andiamo a sfalsare e a sbloccare le spalle e nel frattempo a spingere la nostra anca per 8 volte. Ci siamo? Chi non ha problemi nelle ginocchia va con il gluteo dietro e rilassa la testa. In questa posizione, gluteo dietro le gambe, così. Chi invece sente dolore alle ginocchia si ferma in questa posizione perché non ha un massimo di piegamento, è piegata a 90 gradi, mentre qua ha un massimo di piegamento, quindi solo chi non sente problema alle ginocchia può stare qua. Dopo di qua usciamo dalla posizione e facciamo questa posizione parallela per fare un ronda dietro, gamba dritta, scivoliamo. Potete stare in questa posizione, chi se la sente può andare giù con i gomiti e sedersi, è una posizione seduta. Raccogliamo la gamba e facciamo l'altro lato, uguale. Vi chiedo di portare il bacino al centro e non lasciarlo qui sulla coscia, ok? Dopodiché apriamo le gambe, divarichiamo le gambe. E andremo a fare dei port de bras, cercando di toccare la nostra punta, passando dal centro, andando all'altro lato. 8 volte, camminiamo avanti, allunghiamo la schiena, camminiamo avanti, allunghiamo la schiena. Camminiamo sempre più lontano e ci fermiamo dove il vostro corpo vi dice fermiamoci. 3 volte questa sequenza, quindi iniziamo. Parallela. Ok, inspiro 1, 2, 3, sciolgo, 6, 5, 4, testa giù, 3,
due, uno, è falso, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Chi non vuole scendere di più si ferma in questa posizione, chi sì va un po' più giù con il gluteo come se volesse toccare la posizione e rilassiamo le mani giù. Uno, due, tre, inspira e adesso espira, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Scioglie la posizione, vai avanti e porta le ginocchia dietro in questa posizione di quattro punti. Molto bene, apri la tua gamba, linea dritta, scivola, vai giù, testa dentro, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Sale piano piano, porta la tua gamba dentro, linea con il ginocchio, chiude le due ginocchia, passa dall'altro lato e scivola. Sei, cinque, quattro, tre. La testa se è giù, Francesca ti dice che sei rilassata, se è su, sei in tensione. Ok, raccogliamo. Molto bene, siediti dietro con i glutei, apre divarica, braccia alla seconda posizione, andiamo a fare un gran port de bras con braccio, uno, apro, seguitemi, due, apro, inspira sempre, tre, apro, quattro, scioglie, apro, cinque, apro, sei, apro, sette, raddrizza il centro, otto, molto bene, camminiamo, uno, due, uno, due, resta, inspira uno, due, tre, espira sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Sale, 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 scioglie, 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 scioglie tutte le gambe, inizia a chiudere sciogliendo, ok, ci alziamo lentamente e ripetiamo l'esercizio, andiamo, andiamo ragazzi, inspira tre, uno, due, tre, scende con le braccia incrociate, blocca le tue ginocchia e blocca uno e sfalsa, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, ok, scendiamo giù, mani a terra, chi se la sente, chi no, rimane nella posizione prima, rilassa la testa Francesca, ok, quattro, tre, due, scioglie la posizione andando avanti, e le ginocchia vanno dietro. Fai un ron alla seconda. Inizia a scivolare. Ok. Per chi non vuole fare questa posizione può fare questa. Di stare in questa posizione. Posizione modificata. Posizione per chi vuole cercare un po' più di flessibilità. Sei. Rilassa la testa. Cinque. Quattro. Tre. Due, molto bene, uno, ritorna al tuo centro prima, chiude e cambia gamba. Di nuovo scivola e sei, testa giù, cinque, quattro, butta l'aria, tre, due, uno, raccogli la gamba, vai al centro, chiude. Già non me lo presentare più perché tanto manca. Ok, apre la seconda già. Uno, apro. Due, apro. Seguitemi. Tre, apro. Quattro, apro. Cinque, apro. Sei,
Molto bene. 7. Apro. 8. Vai qui davanti. Piccolo, piccolo. Inspira. Grande, grande. Vai più avanti. Allunga, allunga. E se riesci... 6, vai giù. 4. Se non rimane con la testa dentro. 3. 2. E 1. Ritorna al centro. Scioglie. Scioglie, scioglie, scioglie. Molto bene. Ok. Ok, ragazze, questa è la parte di flessibilità oggi. Immagino che sentite le vostre anche super aperte, anche la vostra schiena più sciolta. Ora, per chi ha la cintura, la tira fuori, perché finiremo la lezione con questa flessibilità che si chiama flessibilità passiva o flessibilità rilassante, per sciogliere tutto il lavoro che abbiamo fatto intermedio e iniziale, quindi il cardio e tutta la flessibilità. Andiamo adesso a allungare in modo passivo con la cintura. Ok. Bene, sempre a terra. Gambe piegate. Portiamo le gambe al lato destro per voi. Lasciate la testa contraria. Braccia a terra. Passo dal centro, seguite la mia voce quando vi dirò, vi chiamo il nome. Cambio. Ora dovete solo rilassare. Ritorno al centro. Avvicina la gamba a te, prende l'elastico, lo abbracci alla tua gamba, incrocia la gamba sopra l'altra, a cavallo e vai giù. Due spalle a terra, anche se non riesci a toccare con la spalla opposta, però rimane. Molto bene. Estende a 90 gradi la tua gamba. E stai nella posizione. Sale a 90 gradi e rientra al centro. Fai un flex. Tira la gamba verso di te. Tutto bene, Elisabetta Fiumara? Ok, anche se non hai la cintura, puoi farlo ugualmente a terra. Apre la seconda. Il braccio opposto, fuori. Ritorna al centro. Di nuovo, accavala sopra l'altra gamba, questa volta apre il ginocchio, scioglie la cintura e l'elastico, avvicina la gamba, abbraccia da sotto, allunghiamo il gluteo. Sono in questa posizione, se riuscite a vedermi. Ok. Si avvicinano tutte e due le ginocchia. E andiamo a fare 4 cerchietti per dare un massaggio alla schiena. 2, 3, 4, molto bene, cambia direzione. 1, 2,
tres, cuatro. Abbassa piede a terra. Adesso cambia gamba, utilizza l'altra. Avvicina il ginocchio, fai passare l'elastico in flex, accavalla, ginocchio sopra ginocchio e vai dall'altra parte. Braccio contrario, aperto. Testa contraria. Molto bene, sciogli la gamba e estendila a 90 gradi. A terra. Sale gamba a 90 gradi, raddrizza il centro, flex. Tira la corda verso di te, l'elastico verso di te, senza fare forza, perché adesso già stiamo facendo uno stretching passivo. Ora solo allunga rischio tibiale, polpacci, tendine di Achille. Inspirate, portate respirazione alla vostra muscolatura. Apriamo il lato, mentre il braccio opposto si apre laterale. Dovete ricrearvi a casa uno spazio per fare questa lezione, dove non siate disturbati, dove non avete oggetti di fianco. Molto bene, ritorniamo con la gamba davanti. Di nuovo la incrociamo, questa volta apriamo il ginocchio, sciogliamo l'elastico. E avviciniamo abbracciando la coscia verso di noi per allungare quello che sono le anche, glutei e ischiotibiali. Queste tre parti che collegano le gambe e collegano la parte alta. Ok, avviciniamo le due ginocchia e facciamo di nuovo i quattro cerchi rotondi. Uno. Due, tre, quattro, cambia dall'altra parte, uno, due, tre, quattro, fermati. Ora lentamente poggia le gambe a terra e salirai come per un addominale sulle gambe alle mani. Molto lento, mai salire violentamente. Ok. Ok, questa gamba sinistra per te andrà sopra la gamba destra. Molto bene, vi guardo qua intanto. Oltrepassate la gamba che non sia all'altezza della caviglia, oltre. Saliamo con le braccia su. Uno, due, tre e scioglie, vai in cerca della tua punta. Rilassa la testa giù, mai tensione al collo. La testa giù ci dice che siamo davvero rilassati. Cerca di stare nella posizione. E non giudicarti se non arrivi. Stai comunque allungando, che è l'obiettivo di questa lezione. Se hai bisogno di piegare un po' il ginocchio della gamba di base perché senti che tira molto, puoi piegarlo. Perché in questo momento stiamo allungando la schiena. Sale, scioglie la posizione e cambia. Molto bene. Di nuovo l'altra gamba, allunga le braccia su e vai avanti. Scioglie, scioglie la testa, ricordate che stiamo lavorando come se avessimo questa sensazione di essere uno spaghetti molto cotto. Rilassa, senza nessuna tensione. Saliamo. Sciogliamo di nuovo tutte e due.
Apriamo grande il petto e andiamo tre volte in avanti, oltrepassando le punte se riusciamo. E invece saliamo con le mani qui, vicino alle cosce, e di nuovo apriamo. Andiamo a farlo. E allunga, allunga in avanti. E sale. Apre petto. Allunga, allunga, sentiti sciolta. E sale. Ultima volta. Apre petto. Allunga, 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 allunga. E sale, 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 sale. Pieghiamo le gambe. Andiamo qui alla posizione. Mezza punta, triangolo. Estende bene, crea spazio in tutte le vertebre. Testa dentro, rilassa, muove la testa e di che no. Sciogliamo bene le tensioni del collo. E ora piano piano camminiamo verso le nostre mani. 2, 3, 4, 5. Sale, sciogliendo. Lentamente come curva. Scioglie. E per ultimo la testa. Respira. Ok, scioglie le gambe. Molto bene, abbiamo appena finito questa lezione. Ok, è durato un po' di più perché avete visto che ho perso un po' di tempo spiegandovi come funzionava tutto. E spero che non sia stato troppo, troppo difficile, ma qualcosa dovevamo allungare. Ok, benissimo. Un applauso a tutte quante. Avete fatto una ottima lezione, ognuna ha le bellissima Rossella con sua figlia, fantastica. Rossella, papà Andrea. Ok, ottimo lavoro.